e trovai infine pace. Mai, oh mai, niente morirà mai. L'acqua scorre, il vento soffia, la nuvola fugge, il cuore batte. Uomini hanno paura di ciò che non capiscono. Dopo la morte del mio amico Joseph Merrick, tra il 1899 e il 1902 partecipai come medico militare alla guerra dei Boeri e mi venne affidato l'ospedale da campo numero 4. Fu un'esperienza decisiva nella mia vita. Tanto che al mio ritorno in Inghilterra mi vennero conferite le onorificenze di compagno dell'Ordine del Bagno e di cavaliere comandante dell'Ordine Reale Vittoriano. Memore di molti aspetti della vita da campo che non mi piacquero, mi impegnai anche in favore dell'ammodernamento degli ospedali e dei corpi medici nei luoghi di battaglia. Il vero passo in avanti avvenne nel 1894, quando fu nominato chirurgo ufficiale del Duca di York, il futuro re Giorgio V, e poi nel 1900 venni nominato chirurgo personale della regina Vittoria. Un evento decisivo nella mia carriera di chirurgo reale. E il clou venne nell'operazione chirurgica cui si sottopose il re Edoardo VII nel 1902, prima della cerimonia di incoronazione. Riuscii a drenargli un accesso all'appendice, salvandogli la vita e guadagnandomi così un ulteriore titolo di baronetto. Quest'operazione mi interessò molto e iniziai a esaminare più attentamente quell'organo e la sua patologia più comune, cioè l'appendicite, che nominalmente definivo all'epoca peritiflite. E pubblicai numerosissimi saggi al riguardo. Purtroppo tutto questo studio, così come non servì a salvare Joseph, non salvò nemmeno mia figlia, che morì a 6 anni di appendicite mutata in peritonite. All'età di 55 anni decisi di lasciare la mia attività di medico per dedicarmi maggiormente alla scrittura di libri, articoli, memorie di viaggi e di vita, e scrissi anche la sua storia prima di morire a Losanna nel 1923. Scrissi anche la storia di Joseph, di Joseph Carey Merrick, The Elephant Man. Ricordo quando scrissi: signori, nel corso della mia professione ho dovuto vedere molte orribili deformazioni del viso causate da lesioni, morbi, mutilazioni e deformazioni del corpo causate da varie circostanze. Ma non avevo mai incontrato una terribile, degradata versione di un essere umano come questa. Joseph ripeteva sempre: gli esseri umani hanno paura di ciò che non conoscono. Ma soprattutto Joseph mi scrisse una volta:
piccola lettera. Joseph mi scrisse tante cose, ma questa l'ho conservata nel mio cuore, fino in fondo, fino all'ultimo. Joseph mi scrisse: io ho un corpo così strano, ma incolparne me sarebbe come incolpare Dio. Potessi rifarmi io, da capo, dall'inizio, pezzo per pezzo, ti giuro che io mi rifarei per non untarti più lo sguardo. Ma se anche unissi la terra da polo a polo, anche se prendessi l'intero oceano a spanne, sarebbe la mia anima a definirmi. Perché soltanto ciò che abbiamo dentro di noi fa di noi degli esseri umani. Londra, 12 marzo 1887. Joseph Carey Merrick, The Elephant Man.